Siamo col professor Azzoli, professore di patologia generale dell'Università di Cagliari, uno dei maggiori esperti di metabolomica a livello europeo, moderatore della sessione Twins, the Power of Epigenetics. Il progetto Action si occupa dell'aggressività dei gemelli identici. Ecco, professore, è possibile identificare un profilo metabolico dei soggetti aggressivi? Sì, penso che mediante l'approccio metabolomico sia possibile andare più in profondità di quello che è l'aspetto che noi osserviamo, diciamo, a livello di immagine generale del soggetto, cercando di capire quali sono i meccanismi alla base attraverso la caratterizzazione dei metaboliti presenti in liquidi biologici. In questo caso a noi piace usare il sangue e le urine, che sono poco invasive e non danno tanto fastidio al donatore del materiale biologico. L'approccio sui gemelli può dare tanti vantaggi rispetto ai classici studi caso controllo, perché permette di ridurre parecchio quelle che possono essere le differenze legate all'ambiente, agli stili di vita, andando a cercare e identificare quelle che possono essere veramente le differenze tra chi ha o chi non ha, in questo caso specifico, certo comportamento aggressivo. Quello che noi speriamo con questo approccio è non solo di trovare queste differenze, ma poter anche stadiare il grado di aggressività e magari identificare dei marcatori quando ancora la sintomatologia non è presente, in modo da poter intervenire magari per prevenire l'avanzare dello stato di malattia ed eventuali complicanze che ci possono essere. La ringraziamo, professore. Grazie a voi.